Care amiche e amici, qua sono già mezzanotte e 31 minuti. Là devono essere le 4 e 31 minuti. E visto che è primavera, deve essere già chiaro. Vi vorrei sempre parlare dell'interesse che ho per i libri, per il pensiero, la filosofia, e finisco sempre di parlare di politica italiana. E che non so, non la riesco a comprendere, forse per quello ne parlo. Ma com'è possibile che in 20 anni, negli ultimi 20 anni, la sinistra è stata più funzionale alla destra che i politici di destra e viceversa? Forse per quello che hanno scelto sempre degli acronimi uguali, coincidenti. PD, PDL, ma è possibile che non vedete in questo una fregatura? Perché non si dovrebbero chiamare in un altro modo? E perché sono diventati così neoliberali quelli della sinistra? Forse più realisti della destra. Ma c'è poi una destra e una sinistra. E per me la politica italiana ha copiato dal cinema. È una grande amatriziana. Non so. Sprecher mi dice che già mi sto avvicinando alla soglia delle 10 ore. Dal cellulare mi restano ancora 57 minuti e 37 secondi di registrare e poi trasmettere. Ma come vi ho già detto, sono le 0 e 33 e io ho già sonno. Poi ho già visto televisione registrata, un programma. E ho appena finito di guardare quello che cercavo di guardare in tutto il programma. Tino il Gargamussa dei fumetti. E adesso sono molto, molto stanco. Albert Einstein è deceduto. Leonardo da Vinci è espirato. Buddha è morto. Marconi anche. Io mi sento già così stanco. Ho letto molti anni della mia vita. Se voi andate a vedere le recensioni, i commentari che ho fatto ai libri che più mi sono piaciuti e che sono riuscito a commentare nel mio canale di YouTube Sant'Enchan, vedrete che è così che ho letto molto. Ho molti mobili di libri. Ma ormai mi sento tanto stanco e non leggo più, leggo poco, non come da giovane. Accumulo notizie, curiosità, informazioni, conoscenze, saperi, ma dico perché? Non ho più interessi, non so. Forse è male, forse sono stanco adesso e basta. Forse domani leggerò di più. O forse non leggerò mai più. Non lo so. Avevo tanta curiosità, avevo tanti interessi e aspirazioni. Il mondo uccide tutto questo e la vita ti fa diventare scettico, cinico.
So neanche perché dico tutto questo. Forse da domani continuerò a leggere come ho sempre fatto. Questo lo dico per uscire dalla routine. O forse no. Beh. Già sono passati 5 minuti e mezzo. Sto in cucina e devo andare a dormire in camera. Non sarà un viaggio largo. Forse sarà più largo il viaggio nel mondo dei sogni. Spero di poterlo raggiungere pronto. E spero che il mio incosciente o il conscio mi lasci dormire in pace, senza incubi e in un sonno profondo senza sogni. Voglio riposare come per un'eternità. Sono stanco. Ma non stanco, semplice stanchezza. Una stanchezza più profonda. Un sonno che deve prendere l'anima, non solo il cervello. Sono stanco di tutto e anche di niente. E di vedere come negli ultimi 20 anni la bugia e l'ipocrisia abbia corrotto tutto nel nostro ben amato paese Italia. Ormai di chi ti fidi? Uno non sa neanche di chi non fidarsi. È tutto uguale. Tutti gli assessori che facevano opposizione, gli uni agli altri, sempre facevano quadrato per proteggere gli uni e gli altri. Ed è cambiato nulla nel paese. Tutti i partiti hanno corso a rinnovarsi, solo per correggere la deficienza che loro hanno percepito così, di voti nelle ultime elezioni, perché il messaggio agli italiani non è arrivato chiaro. Invece per me il messaggio è arrivato chiarissimo. Come disse Grillo, andatevene tutti a fanculo. E non è soltanto Irillo che lo dice. Chi non si ricorda il grande Giorgio Bracardi? Fangala! Fangala! Ding! Fangala! Beh, e lui parlava dei politici, ha fatto delle magliette sui politici, che avevano i dentini piccoli, i capelli piccoli, tutti unti, viscidi, tutti asservili, tutti ci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 c
Lui sì che è un uomo, una voce grossa. Beh, lui scappava nella nostalgia e ne faceva la parodia. Adesso noi siamo rimasti scettici del presente, sfiduciati nel futuro, cinici nelle persone e senza neanche poterci rifugiare nel passato, perché siamo pure critici del passato. Senza passato, con questo presente che lo ripudiamo, non ci appartiene, e senza futuro. Almeno Giorgio Bracardi, nella sua ironia, si consolava con il passato, ma io non mi posso consolare con quel passato. Perché per me è morto, ha chiuso, non può neanche ritornare. E poi non mi è di consolazione pensare che quando si stava peggio si stava meglio. Però non ci abbiamo futuro, non ci abbiamo presente. E quello è peggio. Almeno un nostalgico come Giorgio Bracardi o come i suoi personaggi avevano un passato consolatore, però ce l'avevano. Io invece quel passato non lo voglio, ma non voglio neanche questo presente e so che non ci sarà futuro. Vabbè, lo so, è tardi, qua sono
Mezzanotte e 41. Già ho fatto 10 minuti parlando. So che da domani mi sveglierò una buon'ora e magari riprenderò a leggere più degli ultimi 10 anni. Tanto, perché amareggiarsi? Bisogna prediligere la stabilità, l'equilibrio e la tranquillità. La calma, la serenità. E lasciare perdere qualsiasi considerazione ci possa deprimere. Tanto non servono. Uno è ciò che vuole essere. Uno vede che non c'è futuro. Se ne deve fregare. Uno vede che tutti i politici sono dei bugiardi. Se ne fotte, se no lo fottono a lui, in nome degli ideali e di tutte quelle cose lì. Uno vede che il paese va nella merda. Almeno c'è la certezza di dover cagare 3 volte al giorno. E basta. Il suo apporto lo dà, ma non si deve rovinare la vita. Perché chi la fa, l'aspetti. E chi non la fa, gutalaz. E se non mi credete quello che dico, falqui, basta la parola. Beh, si vede che sto andando alla deriva. Sono molto, molto, ma molto stanco. Oggi ho lavorato molto. Ho caricato in Spreaker un programma mentre editavo e caricavo nei miei canali SentenChan, YouTube, Vimeo e Dailymotion dei video. Vi inviterei a tutti di andarli a vedere. Adesso addio. A mai più o a domani. Sta a voi deciderlo. Io mi riposo. Domani forse. Non accenderò il computer in tutto il giorno. Quindi visitate i miei canali come sono scritti nell'intestazione di questo canale Spreaker SentenChan. E poi se volete lasciatemi dei messaggi, cosa che non avete fatto fino adesso, quelli di Spreaker perlomeno. E iscrivetevi ai miei canali se volete. Io tratto di avere degli argomenti di cui parlare, ma sempre ricado negli stessi, quindi mi devo scrivere delle cose. Ho detto tanto nei miei anni di gioventù, vorrei compartire quei pensieri con tutti voi, ma anche voi compartite delle idee con me, che vi piacerebbe ascoltare, a parte il mio tedio per la politica. Gli ideali, i grandi ideali politici sono tutti morti. E se no, trovatene uno di ideale e strangolatelo. Ci occorrono azioni pratiche, non ideali. Bisogna agire già, prima di rovinarci del tutto. È un appello che faccio a tutti voi, vecchi e giovani, donne e uomini. Bisogna rinnovare il paese. Fatelo per voi stessi. E non giustificatevi dicendo quei politici che abbiamo. Quei politici, chi li ha scelto? Da dove vengono? Sono anche loro italiani? Li avete scelti voi? E beh, non vi fate rispettare e pensate che una volta che votate sia finito tutto lì? Se non siete d'accordo, manifestate il vostro disappunto. Se no, non vi lamentate dopo, perché è quello che vi meritate. Si ha quello che si merita.
E solamente sei capace di avere quello che sei capace di difendere, né più né meno. Beh, scrivetemi in Spreaker, aggiungete dei commentari ai miei programmi. Adesso ciao. Se no passano altri 10 minuti. E magari molti di voi ritornano da lavorare la sera o vanno a lavorare a quest'ora e mi ascoltano andando in macchina. Auguri. E poi raccontatemi come si vive là. Addio. Ah. Presto farò un'altra trasmissione. Devo decidere il tema. Fra tre o quattro argomenti che devo scegliere. Però farò sapere più presto. Addio, già sono 16 minuti di trasmissione. Me ne mancherebbero 43 e 50, però non voglio abusare della vostra pazienza e del mio sonno, se no non dormo più e faccio le 6 del mattino. Ciao.